Sì, buongiorno a tutti, sono Stefano Trenotti e sono coordinatore dei progetti di Aquilab, che è il laboratorio di progetti sociali e territoriali del mondo di Aquila Basket. E in questo caso, Mari, mi riallaccio a quanto diceva prima Roberto Samaden, si vede una, secondo me, una bellissima esperienza di rete sul territorio tra una realtà sportiva come Aquila Basket e altre associazioni. E tra cui ovviamente il CTS, ma anche ANFAS Trentino, e una comunità intera e anche la cooperativa Samuele. E è un progetto che si sviluppa nell'arco di un anno, sono già 3-4 edizioni che viene fatto, in cui sono coinvolti in palestra insieme ragazzi con disabilità che arrivano dal mondo di ANFAS, persone in recupero da dipendenze, legati appunto a Casigiano o Casa Lamar, stranieri e anche dei volontari. E, il risultato più importante di questo progetto, che è un po' anche quello che noi ci aspettavamo, è il fatto che davvero lo sport è uno strumento unico per abbattere le barriere e coinvolgere le persone. E in effetti sembra un progetto un po' strano, no? Nel senso che insieme in palestra giocano persone che hanno abilità, esperienza, percorsi di vita molto diversi, ma alla fine una volta che si è in palestra e si gioca a pallacanestro, perché davvero facciamo quello con un allenatore del nostro settore giovanile, tutte quelle che sono i limiti, le difficoltà e le barriere che uno può pensare che ci siano, in realtà queste scompaiono e anzi diventano occasione per ciascuno di mettere a disposizione dell'altro i propri talenti, le proprie qualità. Noi vediamo non tanto i ragazzi con disabilità come delle persone che portano le loro disabilità, no, noi vediamo delle persone che portano il loro entusiasmo, la loro gioia di vivere nel giocare a pallacanestro. Le persone in recupero da dipendenze molto spesso portano la loro grande sensibilità e attenzione, magari anche le difficoltà degli altri, e per un attimo dimenticano le loro. Gli stranieri che vengono coinvolti, sono essi richiedenti asilo o stranieri, portano magari un po' di fisicità che ci serve nello sport della pallacanestro. I volontari magari parlano inglese, riescono a relazionarsi, a dare un contributo magari nel dialogo con gli stranieri se non hanno magari competenze linguistiche italiane. Quindi lo sport in pochi minuti abbatte tutte quelle che sono le barriere che potrebbero pensarci. Infatti una volta che quando noi presentiamo questo progetto diamo delle categorie ai vari partecipanti, in realtà quando giochiamo siamo una squadra e durante il percorso di un anno abbiamo quell'obiettivo lì, quello di diventare una squadra di pallacanestro che fa anche delle amichevoli con altre squadre. E tutte quelle che sono le categorie che solitamente le persone si sentono appiccicate addosso, in quell'ora e mezzo di palestra scompaiono e sono solo tutti compagni di squadra. E è un progetto che noi presentiamo come di sport inclusivo, perché porta all'interno, ecco, in palestra persone di diversa provenienza. È un momento di comunità, penso insomma che Antonio, che ogni volta accompagna 4-5 dei ragazzi di Casigiano, lo possa testimoniare, e penso, l'avete visto anche dal video, che possa essere davvero un buon esempio di cosa vuol dire essere sport come comunità o di sport inclusivo. Non lo so se poi questa esperienza è anche un momento di riabilitazione, sicuramente è un momento di benessere. Il nostro rapporto con i CTS non si limita soltanto a questa esperienza, ma insomma anche alla parte poi della prima squadra, con la presenza alle partite. Abbiamo fatto anche altre progetti insieme al CTS, ogni volta vediamo come comunque lo sport rappresenti davvero un linguaggio comune che facilita le relazioni tra le persone ed è davvero uno strumento utile per fare comunità sia tra il mondo dello sport, il mondo delle scuole, il mondo dell'associazionismo, il mondo del volontariato, perché comunque è un linguaggio che tutti conoscono e che rapidamente imparano e che diventa facilmente spendibile per degli obiettivi di comunità.